Nicolo Palestino, Country Manager di Azerion, quali sono i bisogni emergenti delle aziende nel campo della pubblicità data-driven? Quello che oggi noi notiamo, parlando con il mercato, parlando con clienti e agenzie, è che c'è una grande componente di innovazione che ha invaso il mercato italiano e anche quello europeo. E dall'altro lato c'è un clima di incertezza sulla vera direzione che questa innovazione deve prendere. C'è un grande alone di incertezza relativo al tema della deprecation dei cookie per utilizzo dei dati di terza parte. Cioè, non si sa esattamente come questa cosa avrà un impatto effettivo sulla pianificazione digitale. E ad oggi questa rappresenta una sfida al pari come quella di mettere a fattore comune quelli che sono gli strumenti a disposizione nel panorama digitale. Noi abbiamo appena parlato di omnicanalità, che è sicuramente un tema ricorrente. Omnicanalità nasce dal fatto che un'offerta così frammentata sul mercato advertising va messa all'interno di uno stream che possa portare degli risultati efficaci all'inserzionista, ma anche a tutto il panorama editoriale che collabora alla distribuzione di quelli che sono i contenuti media. Morale della favola, c'è tanta attenzione, siamo in un momento di grande cambiamento e il ruolo di aziende come Azerion, ma anche tanti altri player del settore, è quello di dare delle risposte solide e accompagnare questo cambiamento e questa evoluzione, aiutando clienti e agenzie. Con quali strategie Azerion si appresta ad affrontare il futuro del settore? Azerion ha un ruolo particolare perché deve cercare di aggregare e salvare il contributo di tutte le aziende che ha acquisito nel corso degli anni e essere pronto a una competizione molto feroce con quelli che sono gli OTT, i grandi player americani che si affacciano al mercato europeo. La partita non la giochiamo noi nella penetrazione del mercato, ma la giochiamo sull'efficienza del servizio e sulla semplificazione. E il nostro approccio è appunto quello di cercare di guidare chi oggi mette le mani nel mercato, chi lavora dal lunedì al venerdì creando la struttura che ha alle spalle del mercato pubblicitario, con degli strumenti tecnologici che siano il più semplici possibile da utilizzare, portando risultati più concreti e misurabili possibile a chi effettivamente investe in questo settore.